dominazione. Ha mappato la cucina tramite anche l'app Mio Home che abbiamo installato sul nostro smartphone e ora sta procedendo alla pulizia accurata della stanza. Dopo proveremo anche a vedere come si comporta con il lavaggio. Questo è Robot S50 Vacuum seconda generazione, spedito da Gearbest. Ora lo si trova a un prezzo molto valido, attorno ai 375 euro con codice coupon che poi metteremo sotto la descrizione del video. Per qualsiasi domanda potete chiedere e vi forniremo offerte anche personalizzate. La potenza di espirazione è notevole, non passa mai due volte sullo stesso punto, è molto preciso, è rigoroso, possiamo dire, nella sua azione. Guardate com'è, volendo in modo metodico, è dotato di una torretta con un laser che mappa la stanza in 3D, che ha una rotazione di circa 1800 giri al secondo. Non ci credevo neanche io quando l'ho letto, ma invece non è al minuto, ma è proprio al secondo. Potenza di ispirazione elevata. Bene, ha finito la prima sessione, ora sta andando a cercare la sua casetta di ricarica. Non l'abbiamo ancora caricato da quando l'abbiamo acceso la prima volta, quindi adesso lui sta andando a cercare la sua base, la sua casa. L'abbiamo posizionata lì sotto, vediamo se la trova, se si posiziona in modo ottimale. Sta salendo sulla sua pedana, che è anche una plastica apposta che serve per assorbire le gocce quando si trova a lavare i pavimenti. Bene, adesso lo lasciamo in pausa un attimo, che lo lasciamo caricarsi con calma, e poi ci vediamo nel prossimo video quando faremo il lavaggio. A dopo, a tutti gli amici di China Deals, un saluto. Ecco, abbiamo installato il panno con l'acqua. Vediamo come pulita la mappatura. Adesso sta lavando. Si nota la scia. Poi farà vari passaggi, vedremo dopo nei punti più critici come se la cava. Qui abbiamo una zona abbastanza sporca, ma ecco, non è al massimo della potenza in questo momento, c'è un'opzione che gli consente di andare proprio al massimo per lo sporco più ostinato. In questo momento lo stiamo facendo andare in modalità normale.
e già così se la cava bene. Passando la zona già trattata, quantità di acqua erogata ovviamente è, non è esagerata, perché il serbatoio è abbastanza piccolo. Lo potete vedere nel dettaglio. Qui è attaccato nella parte inferiore del robottino. Adesso mi fai dispetto e si gira dall'altra parte. Eccolo lì. Quello è il serbatoio, quello in basso. Ecco, ha avuto quello da fare con l'ostacolo del tavolo, adesso si sta di nuovo girando intorno. Poi dovremo vedere se esiste solo una modalità di lavaggio e una distinta di aspirazione, oppure tutte e due insieme sempre. Credo che ci sia la possibilità di fare l'una separata dall'altra, vedremo. Dobbiamo studiarcelo un po' anche noi. E lui è già passato in quella zona e sta tornando per il livello, pulisce. Ovviamente dove ci sono i tamponi, quelli più pesanti, che sono lì da tanto tempo, lì fa fatica anche, anche a livello manuale si fa fatica, però se la cava benino. Cioè con un passaggio di un giorno sì e un giorno no, automaticamente l'acqua nel serbatoio automaticamente tornerà, vediamo qui la base, in questa zona come lava. Vedete che lo sporco raccolto è notevole, dopo lo vedremo bene nel serbatoio che cosa, come ha pulito. Vi ricordo che il panno in dotazione è intercambiabile con un altro che è in confezione. Un attimo perso perché aveva trovato l'ostacolo del tavolo, ma adesso vediamo c'è il passaggio. Questa è la zona più ostica, e anche perché lui non esercita pressione sul corpo, lui esercita l'aspirazione abbinata alla all'erogazione di lui, mappando, si rende conto che è poco, quindi farà altri passaggi. C'è un'opzione, quel tasto sinistro, che serve per andare a pulire le zone più sporche con una potenza maggiore, questo tasto qua, che si trova a sinistra rispetto al tasto on. Dopo facciamo la prova. Stiamo provando con la funzionalità Smart Cleaner, che consente l'erogazione della potenza al massimo, e vediamo nei punti più difficili la finita, per la finita, la conservatoria. Io vedo che non lascia più uscire. Adesso vedi com'è più meticoloso con questa funzionalità, che va proprio a zigzag ogni centimetro, che va al massimo della potenza. Dice che è finito questa parte, quindi adesso proviamo a metterlo dall'altra parte. Ecco, stiamo provando la funzionalità Smart Cleaner nella parte più sporca della stanza. Vediamo come riesce a cavarsela. Questa funzione permette di andare alla massima potenza di aspirazione e anche di avere la massima efficacia per quanto riguarda la pulizia. Vediamo che cosa esecuta. Piena di tracce di sporco,